Eccoci qua, l'ultima notte, l'ultimo bivacco di preparazione, sempre nella Original by Motul, la famosa My Motul. Qui la mia moto pronta, adesso la copro, sistemato le ultime cosine, a parte che avevo fatto una bella ripassata ieri, adesso ho fatto benzina e domani l'ultima tappa. Dunque il programma dell'ultima tappa prevede un trasferimento di 135 km, poi una speciale di 225 e poi altri, no, ho sbagliato forse qualche chilometraggio, cioè la speciale 225 è sicura a metà, mentre un piccolo trasferimento prima e un trasferimento dopo. Vuol dire che domani mattina la solita, non levataccia, ma insomma alle 6:30 parto io, 5:30 parte il primo. E che dire, è una tappa anche quella di domani con un po' di tutto, stranamente, cioè non stranamente, nel briefing hanno spiegato ci può essere un po' di tutto, fra i sassi, fra la sabbia, fra quindi le dune o piste dentro il canyon, ma la paura è sempre quella di sassi, quindi a dire l'arrivo è sotto la bandiera a scacchi, proprio allo stadio, al famoso stadio di Jeddah dove siamo partiti. E basta, dai, voglio, adesso vado a farmi l'ultimo bocconcino di mangiare e dormire, sono 10:30, 11, ma l'orario che lì ormai sono abituato, e basta, mi sono ripreso bene, adesso si potrebbe andare avanti un'altra settimana. Brutto è passato, colpa del freddo, colpa della stanchezza, colpa delle abitudini. Adesso preso il ritmo, via. Attenzione di non fare errori, il più è fatto e via. Dai. E allora, a domani allo stadio, sul podio, per qui, beh, aveva piovuto, c'è un po' di fango sulle ruote perché aveva piovuto il pomeriggio, ma adesso sono le stelle, speriamo di no, però si sa mai. E caldo è caldo, cioè si sta bene, sono 25 gradi adesso, c'erano 28 gradi prima quando siamo arrivati, quindi buono. Per il resto, ragazzi, grazie di tutto, ho visto che mi seguite, mi danno informazioni a casa, come si dice, tanti followers, tanti like, date tutte quelle cose lì, grazie di tutto a tutti, non so chi cominciare, ma è meglio di non dico nessuno, sennò sicuramente ne dimentico qualcuno, di tutti i fans, e avremo occasione di parlarne più approfonditi magari in Italia, qualche trasmissione speciale. Tappa di oggi, allora la tappa di oggi, la più lunga, la più temuta, accorciata per motivi di acqua, aveva piovuto in certe zone, ciotto, e poi invece le dune, da tanto erano pensate come la tappa più dura, più impegnativa, effettivamente ci sono ancora gli equipaggi dentro degli SSV, delle macchine, noi con le moto meno, io mi sono divertito un casino sulle dune, uno spettacolo, mi sembrava, cioè ho preso il buon andare anche con la moto, lavoravo più con i serbatoi, quindi senza la benzina dietro, tutta la benzina davanti e via, mi sono divertito, ho girato come ero abituato sulle dune in Egitto, in Oman, quando faccio i miei viaggi, proprio adesso avevo preso tutta la confidenza che ci vuole, quando forse i primi giorni ho tribulato, non conoscendo la moto, non avendo un po' di abitudine. E tappa di oggi che effettivamente è stata lunghissima di tutto. Dopo il bello di queste dune è arrivato gli ultimi, dico, 30-40 km dentro dei canyon sassosi, brutta, da fare molto piano, io l'ho fatta molto piano, quindi magari se avevo guadagnato sulle dune verso lì, però vedo che la posizione è sempre quella. Da domani, se riesco a fare qualcosina meglio, potrei guadagnare qualche posizione in generale, ma non mi interessa e la guardo per modo di dire, c'è sempre quel mezzo stimolo, ma non serve proprio a niente, quindi l'importante è non fare errori, da non cadere, non fare danni. Quindi, buono, tappa di oggi, la più temuta è passata, infatti ho
fatto un grido di gioia quando sono arrivato alla fine, perché è stata anche accorciata e sono arrivato giusto che scendeva il sole, quindi se fosse stata normale sarebbe stata veramente tosta, quindi buona. Quella di domani non se ne mai da dimenticare, l'arrivo e la fine, quindi altri 220 km di si può trovare ancora qualche eroe, quindi occhio aperto. Ciao di nuovo, buonanotte.